Chi ha un titolo nazionale usato? Dai, qualcuno lo sa. La fiducia no. Aspettative non proprio. Secondo i media nazionali, l'attuale crisi è stata innescata dai mutui subprime. Cioè, questa è una fenomenale balla mediatica che continua a reggere tuttora e continua voi a puntare l'attenzione sul fatto che la crisi scaturisce dagli Stati Uniti d'America e soprattutto da questi mutui subprime. Questo è Panorama che vi dice: ah, i mutui subprime, tutto dipende dai mutui subprime. Vedete, c'è la cronistoria degli eventi di questa estate. Cos'è questa finanza straccia? CDO, Collateralized Debt Obligations. Ma che cosa mi serve a me, piccolo risparmiatore, sapere che cos'è un CDO? Qual è la più grande compagnia assicurativa italiana per raccolta premi nel 2007? Generali, Alleanza? INA? Poste Vita. Poste Vita diventa la prima compagnia assicurativa italiana vita per volumi di raccolta. E cosa c'entra Poste Vita? C'entra e come? Le poste servono per spedire pacchi, non per riceverli, giusto? Allora, lo scopo era quello, continuare a consentire alla banca di erogare credito, perché erogando credito c'erano le commissioni e gli spread e là si guadagnava. Non è proprio il caso di chiamarlo un altro 29, è proprio un nuovo 29. Sono stato in televisione ieri sera, l'altra sera, a Tele Lombardia, sentivo politici, esponenti politici che dicevano: no, il sistema bancario è tranquillo, l'Italia non ha erogato mutui come ha fatto l'America, no, peggio. Noi siamo arrivati al 105-120% caso Veneto Banca mutuo trasgressivo. È sbagliatissimo. Una banca non si può esporre integralmente nell'acquisto di un immobile. Cavalcare la crisi, entriamo un po' nel particolare. Prendo l'Italia, compravendita, ultimo primo semestre 2008, in Italia compravendite crollate del 25%, erogazioni mutui crollati a seconda della tipologia dal 25 al 40, pignoramenti dal 20 al 25. Sono dati che si commentano da solo e ci fanno capire: ma ha senso investire sull'immobile? No.